Come sarà la rassegna Cinelitta di quest'estate? Sarà un po' diversa dalle altre, nel senso che non saremo più così rigorosi nel fare solo il venerdì le 6, al sabato l'italiano, domenica l'americano, perché abbiamo un po' mescolato le carte e gli americani saranno soprattutto di domenica, ma ci sarà invece il venerdì una ricerca più di cose molto, molto particolari. E al sabato non solo italiani, ce n'erano pochi di buoni secondo noi, e avevamo messo un po' di spagnoli, un po' di francesi e anche altre cose un po' strane. L'importante è che fossero praticamente in linea con la linea culturale del Lux, e cercando di non mettere film che al Lux fossero già passati, perché questa rassegna estiva per noi è un po' il recupero di quello che non siamo riusciti a dare al nostro pubblico al chiuso. E questa è un po' la regola che ci sottende ogni anno, che anche quest'anno manteniamo. Qualche chicca di questa rassegna, qualche film che le è piaciuto particolarmente, che consiglia? Beh, sicuramente alcuni che abbiamo recuperato, che sono ad esempio La donna elettrica, che avevamo fatto a Natale, che ha avuto successo strepitoso, che riproponiamo. E poi ci sono due omaggi che vediamo molto. Uno è Visage Visage, della Agnès Varda, che è morta da poco. E poi il fatto che quest'anno Woody Allen finalmente in Italia esce il suo film, grazie a una distribuzione più oculata che quella straniera, che non vuole, che un po' l'ha boicottato. E allora, per festeggiare questa cosa, facciamo vedere Manhattan, un capolavoro in lingua originale sottotitolata. Ecco, la bellezza del cinema d'estate all'aperto è una tradizione per un appassionato di cinematografia, cos'è anche? Beh, è un momento di incontro, perché noi non abbiamo le finanze per fare l'aria condizionata al cinema, ma anche se le avessimo, è così bello fare la rassegna estiva in cui uno spazio come questo, perché è uno spazio particolare, molto chiuso, raccolto, con pochi posti, dove la gente si sente un po' a casa, come un po' si sente al Lux. E quindi per noi l'estivo è un momento ancora di socialità. Certe volte vogliamo smettere perché siamo stanchi, ma no, continuiamo. Grazie, e ci vediamo al Barbarigo per il cinema estivo Cinelit. D'accordo, grazie.